Gastare, dolce o salato, cucina ed enologia, tutte le tradizioni e le novità culinarie d'Abruzzo. Una giornata interamente dedicata all'olio abruzzese con premi e riconoscimenti per le migliori aziende del settore. Tra queste è presente anche la CRMP, Centro di Riparazioni Materie Plastiche di Onofrio Totaro, che ha avuto modo anche di illustrare questa sua nuova tecnologia al servizio proprio degli operatori del settore. Certo, sicuramente, infatti sono stato invitato a questa manifestazione, soprattutto perché comunque la nostra attività riguarda prettamente il settore. Quanto è vero che sempre di più le aziende frantoiani, le aziende che comunque producono olio, sono sempre più interessate alla nostra tecnologia per la riparazione dei contenitori, ovviamente per il risparmio nei confronti dell'acquisto del nuovo. Oggi fra l'altro si è affrontato anche un aspetto importante nel corso della filiera di produzione, quello legato al packaging. Non a caso questa tecnologia del Centro di Operazioni di Materie Plastiche è proprio al servizio degli operatori, perché è una tecnica di saldatura di tutti gli imballaggi in plastica. Come funziona? Certamente, è proprio una tecnica che permette comunque la molecolarizzazione della plastica al fine di ottenere perfettamente la saldatura. Noi con la nostra tecnologia siamo riusciti sostanzialmente a effettuare una saldatura che è del tutto simile a quella del ferro.